il legame tra snowboard e il surf è del tutto evidente. Era infatti il 1963 quando l'ingegnere Sherman Popper, per far giocare i suoi figli, creò un attrezzo simile a una tavola da surf con una cordicella sulla punta. Era appena stato inventato lo Snurfer, ossia lo Snow Surfer, l'antenato dello snowboard. Gli affari crebbero a tal punto che egli vendette il brevetto alla Brunswick, che ne commercializzò il prodotto. Fu subito un successo, conquistando gli Stati Uniti. Qualche anno dopo, era il 1977, questa tavola arrivò nelle mani di Jack Burton Carpenter, che ne rivoluzionò la struttura. I modelli di Burton erano costruiti in legno di acero laminato, con attacchi in gomma regolabili e muniti di una superficie antisdrucciolo, e rappresentavano una notevole evoluzione rispetto ai primi Snurfer. Nello stesso periodo, l'ingegnere newyorkese Milovich fabbricò nuovi prototipi, registrando nel brevetto come Winter Stick. Le tavole di Milovich furono prima in legno resinato, ma risultarono essere troppo fragili, quindi vennero modificate aggiungendo la fibra di vetro. Un altro importante pioniere della produzione di snowboard è stato Tom Sims, con lo skiboard, ossia una tavola di plastica sagomata incollata su uno skate. Le successive evoluzioni portarono la Sims a vincere i primi mondiali di snowboard del 1981 in Colorado. La svolta decisiva arrivò negli anni 80, quando Jack Burton, ispirandosi alla tecnologia dello sci, introdusse una soletta in P-Tex, con strati di legno laminato e lamine, commercializzando i primi snowboard simili a quelli moderni. L'evoluzione dei materiali, la progettazione di lamine e attacchi sempre più affidabili, portarono alla affermazione dello snowboard fin dalla metà degli anni 80. In quegli anni, la produzione di Apocalypse Snow, il primo videofilm sullo snowboard, innescò una reazione a macchia d'olio che fece diffondere questa disciplina fra tutti gli appassionati della montagna. In quegli anni, lo snowboard si affermava anche in Italia. Insieme a Pietro Culturi, oggi country manager Burton Italia, ma anche campione di snowboard negli anni 1980-2000, ripercorriamo le tappe e l'evoluzione di questo spettacolare sport. Allora, innanzitutto tutto quello che arriva dall'America in quegli anni lì era sempre più affascinante. La libertà, la possibilità appunto di surfare la neve, perché lo snowboard nasce dal surf di base, per cui le prime tavole, qua dietro ne abbiamo alcune, addirittura non avevano gli attacchi, avevano una sorta di lacci per gli attacchi perché si andava in neve fresca, per cui era un gesto da fare sulla neve, tecnico, ma completamente diverso, perché la trasportabilità dello sport ti dava questa emozione del surf. No, allora, noi siamo andati in America come vera avventura, nel senso che avevamo 18 anni, per noi era proprio la prima esperienza. Facciamo delle immagini di repertorio che sono esattamente di quell'anno, dove il Colorado e arrivare in America era un sogno per noi, per cui sì, cavalcare questo nostro sogno, il fatto di essere in mezzo a questo ambiente completamente diverso, la surfata classica, il mondo, diciamo, un po' più festaiolo, diciamo, con un certo professionismo, chiaramente, perché le gare sono sempre professioniste, ma tutto il contorno era un po' meno, diciamo, meno pesante da un certo punto di vista, per cui era molto affascinante frequentare questi ambienti. All'inizio, le vedete qua appese al muro, erano delle semplici tavole di legno, per cui legno con una sorta di attacco, all'inizio era in gomma addirittura, delle strap di evoluzione. Poi, grazie chiaramente alla tecnologia nel mondo dello sci, lo snowboard si è evoluto e abbiamo usato gli stessi materiali della costruzione, per cui dal carbonio alle solette in P-Tex, a tutta la parte, diciamo, più innovativa dello sviluppo dei materiali. Per cui oggi una tavola è costruita più o meno come un paio di sci, cioè le stesse tipologie di acciaio di anime, lo stesso tipologie di anime interne e quant'altro, per cui non c'è una grossa differenza, se non ovviamente la forma e l'uso. Ripeto, nello snowboard esistono vari sport all'interno dello snowboard, ma le specialità più che sport, dal freestyle appunto, per cui tavole con la punta e la coda rialzata, tavole invece più prestazionali da pista con le punte delle code ribassate, fino alle tavole classiche per le specialità alpine, per cui gigante, parallelo, che sono tavole che assomigliano a uno sci un po' più allargato, come qua dietro ce ne abbiamo una di fianco. Ricordiamoci, all'inizio lo snowboard era una moda,
diciamo di colori, cioè arrivato lo snowboard ha portato appunto queste tendenze dal surf, dal mondo della spiaggia, per cui è arrivato un mondo colorato, per cui un modo di vestirsi completamente diverso. La vera differenza è dallo snowboardista rispetto al surfer è proprio come uno si attrezza per andare in montagna e il fatto dei colori e dell'abbigliamento stesso più largo e quant'altro. Per cui lo snowboard ha creato una tendenza. Questa tendenza poi si è sviluppata, si è affinata sia di un mondo tecnico che di un mondo, diciamo, abbigliamento apparel normale, ma molto contraddistinta. Per cui si capisce fin dall'inizio il partecipante, diciamo, l'utente finale che sia uno snowboardista rispetto a... Questo ha creato, come detto, un trend e ha creato un settore di mercato nuovo che poi piano con gli anni anche lo sci, con lo sci freestyle, il freeride si sono avvicinati, per cui è una comunità un po' più allargata, diciamo. Prima la differenza era sostanziale, oggi invece, diciamo, viviamo gli stessi snowpark e le stesse piste della montagna, per cui non c'è nessuna differenza dal punto di vista, diciamo, della coesione degli sport e quant'altro. Però lo snowboard rimane chiaramente legato alle sue origini, per cui un'alternativa a quello che si può fare in montagna. Oggi il livello è altissimo, come tutti gli sport. Se vediamo le gare di snowboard degli atleti, dal freestyle appunto a tutte le discipline, dal board cross all'alpino, si vede un'evoluzione continua, soprattutto nel mondo freestyle, che è l'essenza di questo sport. È nato appunto sulle onde, è nato sulla libertà, salti e quant'altro sono la massima espressione. E diciamo, con l'Olimpiadi, grazie alle Olimpiadi, grazie a tutta l'evoluzione del mondo delle gare, oggi possiamo rapportare tranquillamente l'atleta professionista di snowboard a qualsiasi altro professionista della montagna. Il mondo dello snowboard è uno sport giovane che è in continua evoluzione. Come vi ha raccontato Pietro, si è partiti su un'ottica molto vicina allo sci, quindi con le gare di gigante, di slalom, quindi con lo stesso principio, per poi avvicinarsi a questo mondo del freestyle con piccole strutture, piccoli alpine, dove bisognava esibirsi dei trick o appunto far vedere il proprio stile. E nel mio piccolo, io sono nella scena da una decina d'anni, ho potuto vedere questa evoluzione che continua a crescere e le evoluzioni stanno diventando incredibili, e solo da quando sono io si pensavano cose che sono impossibili, che devono essere impossibili e che anche nella mia testa erano impossibili, e invece che adesso magari faccio con molta scioltezza. Quindi è un po' anche il bello di questo sport, che ogni anno guardando le gare vedi proprio questa incredibile evoluzione che continua a venire nelle manovre e anche nelle strutture usate appunto in gara, quindi in salti fatti in modo diverso, in piccoli particolari e nella crescita di atleti anno per anno. Sì, anche quando abbiamo iniziato noi erano pochissimi gli atleti, e io non ero tra quelli sicuramente, che riuscivano a interpretare tutte le quattro discipline, perché il freestyle è freestyle, cioè mentre il gigante, lo slalom e anche c'erano le gobbe al tempo al posto di altre discipline, e potevi primeggiare la spike per un'altra disciplina, come paragonare, diciamo, dallo sci, lo sci classico al salti, al trampolino col salto quasi, per cui è quasi impossibile avere gli stessi atleti. Oggi è totalmente impossibile, oggi diciamo che chi fa freestyle, chi fa alpino, e c'è questa nuova specialità, non è nuova però, si sta sviluppando sempre di più, che è il border cross, che è un mix delle due, cioè rappresenta sia la capacità di gestire la tavola in curva, per cui un'alta prestazione di snowboard tecnico, con la capacità anche di affrontare dei salti molto importanti. L'anno migliore della neve con l'anno del lockdown, per cui siamo completamente bloccati dal punto di vista dell'impiantistica. Però cosa sta succedendo? Che si è un po' tornati indietro di tanti anni, dove c'è la gente che risale con tutti i mezzi alla montagna pur di praticare lo sport amato, per cui dallo sci, all'alpinismo, alle ciaspe e quant'altro, anche lo snowboard beneficia di questa diciamo nuova opportunità, per cui con queste tavole che si chiamano split, sono fisicamente delle tavole che si dividono in due, si montano gli attacchi, diciamo, in senso longitudinale alla tavola, si mettono le pelli e si risale la montagna. Arrivati in cima si unisce la tavola e poi si scende esattamente con la stessa sensazione e gioia che si ha con una tavola normale. Il
questo lockdown ha cambiato anche il modo di vivere il nostro snowboard, credo. Infatti si è visti tantissimi appassionati che hanno preso uno strumento nuovo che è lo splitboard e sono andati con le pelli di foca fino in cima alla montagna per poi godersi una discesa su neve fresca, su pista battuta. Anch'io nel mio piccolo, nei momenti di tempo libero, mentre ero a casa a Campiglio in questo fantastico dicembre che continuava a nevicare, ogni momento che potevo prendevo la mia split, andavo sulla montagna e mi facevo una discesa in neve fresca. La cosa bella della split, secondo me, è che oltre a goderti la salita, ti devi veramente concentrare sulla discesa, perché non ne hai 20 come con gli impianti, ne hai solo una e te la devi godere al massimo. Quindi magari pensi un po' di più, rifletti un po' di più, ti fermi una volta in più, ma ti godi al 100% lo snowboard e le emozioni che questo sport ti può dare. Ciao a tutti, sono Ivan Baldi, sono un istruttore nazionale di snowboard e aspirante guida alpina. Per quanto riguarda la sicurezza, l'attività del freeriding e della splitboard comunque richiede sicuramente molta esperienza, molta conoscenza, anche capacità di valutazione sulle condizioni della montagna, condizioni della neve, e dobbiamo comunque sempre portare con noi il kit di autosoccorso in valanga, che è composto da arma, pala e sonda, e eventualmente anche, che comunque è sicuramente un'attrezzatura consigliata a tutti quanti, uno zaino airbag, che è un sistema di protezione attiva che in caso di valanga sostanzialmente può limitare il seppellimento. Io ho iniziato a fare snowboard in una maniera molto più freestyle di quella che ho in questo momento, di quella che faccio adesso. E questo perché all'inizio lo snowboard era un mix di avventura e di test, di prove su noi stessi, nel senso che comunque si provavano dei trick, si riuscivano a chiudere, non si riuscivano a chiudere, eravamo più una community che cercava di gestire al meglio il fatto di provare un attrezzo che era nuovo in realtà. Io mi sono evoluto nel freeride negli ultimi 15 anni, ho partecipato a una serie di gare importanti, gare di freeride ad un certo livello, e questo mi ha permesso di capire e percepire anche in che maniera il mio snowboard dovesse, in quale direzione dovesse andare. Mi sono specializzato nel freeride, e il freeride deve essere ricercato, cioè una maniera di affrontare lo snowboard totalmente differente, non è soltanto impianto e poi scendo. Ecco che la speedboard, questa tavola che si divide in due, che mi permette di salire con le pelli da foca, con questi attacchi che hanno un'evoluzione fantastica per me, a mio avviso, nel senso che mi danno una mano a raggiungere comunque quei luoghi in cui io difficilmente andrei in una maniera rapida e veloce, e con le stesse caratteristiche di discesa di una tavola solida, nel senso che comunque quando riaccoppio la tavola ho quasi le stesse sensazioni di una tavola normale. Diciamo che per me salire, arrivare dove devo arrivare, che poi non è necessariamente una punta, ma è un luogo in cui io posso, dal quale posso poi creare la mia linea. Ecco che io non mi definisco, diciamo, un alpinista, sono più che altro proprio un freerider, perché per me l'obiettivo non è salire, non è arrivare in cima a qualcosa, ma è trovare un luogo in cui disegnare una linea nuova.